Questa? Vediamo un po', non la vedevate? Fino al 1975 non l'avreste vista. Sì, praticamente io sono nato e questa era ancora coperta. Anche qui, solito caso. Secondo voi cosa c'è nel quadro? Qui qualcosa si intuisce. Mi ricorda forse c'è una statua che ha questa disposizione. Sembra che abbia dipinto una statua. Vabbè. Sì, perché... Va bene, stavolta avete indovinato, Beh, io avrei detto, la figura più grossa è la Madonna. Insomma, se non la vedete, provvedete a cane lupo, perché... Nelle immagini sicuramente. Poi, io delle immagini gli ho chiesto. Non delle immagini, quelli li abbiamo già passati. Poi, la Madonna fa un po'... C'è chi dice che in questa raffigurazione la Madonna fa un po' da trono a Cristo, perché effettivamente ha un po'... È troppo massiccia. E poi la disposizione delle mani del bambino molto grande, guarda le tue gambe, sì. Sono disproporzionate rispetto a quelle mani. Vabbè. Come se fosse un gigante. È il secondo piano. Poi c'è, tra parentesi, ci sarebbe anche Cristo, non è esattamente un personaggio secondario. E di là ha ragione Lecce, se il San Giovanni, ma non l'Evangelista, ma San Giovanni Battista. Anche questo non è un episodio biblico, non c'è scritto da nessuna parte che è citato nel Vangelo che si sono incontrati non da bambini, ma prima di nascere. E c'è scritto proprio che San Giovanni Battista, ancora nel pancione, quindi questa è la cosa miracolosa, che senza vedere Gesù Cristo l'ha riconosciuto. E qua, c'è un altro momento dove lo riconosce, unico tra tutti, che qual è? Che vediamo dopo. Il momento difatti gli dice: ma tu vieni a farti battezzare da me, sono io che c'ho bisogno. Lui dice: lascia fare, che va fatto così. E c'è un fiorellino di cui non so. Ah, tra parentesi, nota stilistica, la vedete così che sembra una statua perché è un dipinto monocromo, come dicono i colti, cioè fatto con un colore solo. Che anche questa poi non è una cosa forse secondaria. E dicono i colti, ma diciamo anche che è fatta da un pittore luinesco, quindi della scuola di Luini. Questa è sempre un'opera del secolo 500, del 500. Imponenza monumentale data anche dal colore. I colti dicono che c'è un panneggio morbido, che tradotto in italiano significa che le pieghe dei vestiti sono disegnate, sono dipinte in maniera morbida. E altri particolari, la dolcezza espressiva della Madonna. Io direi anche che questo Gesù, che comunque si protende su San Giovanni, e questo San Giovanni che vedete, dall'altro ha il passo un po' impacciato del bambino che non sapeva ancora camminare tanto bene, e poi c'è questo, però probabilmente riecheggia l'episodio biblico, l'episodio del Vangelo in cui San Giovanni, ancora prima di vedere Cristo, già sussultava nella pancia quando gli stava vicino. Difatti, non a caso, dopo questa illuminazione del personaggio fa dire a un certo punto a Gesù Cristo: tra i nati di donna non c'è nessuno migliore di San Giovanni, di Giovanni Battista. E non è un caso, in lui il cristianesimo era innato. Tra l'altro noto adesso che vedete che è veramente vestito come un pezzente, eh? Vedete che c'ha addosso gli stracci. Questo cosa vi ricorda? Vestito con gli stracci, si cibava di locuste che erano insetti. E miele selvatico era veramente da pezzente, probabilmente. Non era molto invitante come personaggio, eppure poi quando battezzava la gente c'era la più fila di omici.